Loro si sfracellerebbero e non lo potremmo prendere. Quindi è interessante per me questa disposizione in cui automaticamente, siccome facciamo parte tutti di quel rituale, ognuno ha il suo ruolo. Da spresa alla bassa arriva lo silenzio, una pausa necessaria. Al popolo di Islamita assisteix a missa. Els dansadors recuperen forces en una cambra situada al costat mateix d'on es realitza la litúrgia. Come noi non crediamo più in niente, abbiamo perso anche molte occasioni, perché è come se l'arte sacra e tutte le cose connesse avessero dentro questa potenza teatrale, qua ovviamente si vede, in mancanza di queste occasioni, perché ormai così come non ci sono più le vocazioni, non ci sono più neanche i peregrini, e tutto è diventato, come dire, senza tensione, perché lì c'è una tensione verso la Vergine. E allora mi chiedevo qual è, dal nostro punto di vista, qual è la possibilità, quali sono le possibilità che noi abbiamo, tenendo conto che viviamo in un mondo dove
l'arte sacra è diventata qualcosa che noi possiamo guardare ma non vivere da lì dentro, perché non ha il contesto ormai. Quindi c'è una concezione, diciamo, più museale, più turistica, ma non più, non ci chiede quel ruolo che chiede per esempio queste persone. Mi chiedo come noi possiamo creare qualcosa che abbia dentro questa potenza. In quel periodo però, cioè il periodo di Tommaso, è un periodo in cui ancora c'è l'eco del vero teatro di strada, quello che non appariva all'interno del programma del festival, quello che spaccava la sociologia entrando in modo dirompente nel ritmo della quotidianità. Ti trovavi uno spettacolo di strada vero e proprio, non era un passacaglie, non era una parata, non era animazione, ma irrompeva nel tessuto e nel tempo preciso di quella incursione, spaccando tutti i rapporti. E allora c'era la persona che usciva dal bar e si c'era l'impiegato della banca che era uscito per fare una commessa, c'era quello che passava in bici e il teatro di strada che irrompeva all'improvviso. Non c'era da nessuna parte che talora nel tal festival ci sarà stato quello spettacolo, il vero teatro di strada, quello di cui noi non sappiamo nulla. E questa concezione di cui parla Tommaso ovviamente è una concezione che parte proprio dal presupposto che io arrivo all'improvviso, io non avviso nessuno della mia presenza e quindi è chiaro che devo operare e vestirmi di nascosto. Tommaso è come se stesse ragionando dentro ad un tempo, diciamo così, permettetemi questa ridondanza, dentro a un tempo atemporale, perché il tempo del rituale è un tempo atemporale che se ne frega di quello che noi facciamo, dei cambiamenti nostri, e questo ci dovrebbe far riflettere anche il rapporto, perché lui diceva decidete. Allora nel momento in cui io decido di far teatro, ovviamente io non parlo mai di trampolieri, io sempre parlo di teatro, esattamente come ha fatto Tommaso, perché come diceva Renzo Vescovi, lui diceva la cosa è la coscienza della cosa. Allora la coscienza della cosa era permettere al teatro trascabile di presentare uno spettacolo dove c'era una drammaturgia e dove il pubblico avrebbe potuto, in uno spettacolo itinerante, vedere tutto. Perché? Perché noi lavoriamo con i trampoli. Questi sono i nostri praticabili. E lo scopo, esattamente come si faceva nella commedia dell'arte, io ho un praticabile che monto in 2 secondi, termino le avventure di Scapino, lo prendo, vado nell'altra piazza e riprendo. E il praticabile aveva una funzione, così come un trampolo aveva la funzione, ovviamente sì, certo, virtuosismo, stupore, però attenzione perché, e qui come dire, voglio aprire un'altra riflessione che ci tocca da vicino, quando noi in modo indistinto oscilliamo, siamo in preda a un moto fisico. Quindi bisogna stare attenti, perché quando lo strumento diventa più forte della nostra scelta, noi siamo in preda agli spostamenti che lo strumento ci impone. Questo cosa vuol dire? Che se io non ho deciso, lui diceva, decidete. Se io utilizzo i trampoli dentro una prospettiva circense, devo sapere che il circo è fatto non per comunicare qualcosa allo spettatore, ma per allontanarlo. Tutta l'attrazione circense si basa sul fatto che quello che noi facciamo per te, spettatore, non è possibile. Quindi lo stupore è come quando noi vediamo il funambolo, è attrazione magnetica e totale repulsione, perché da una parte lo vediamo e dall'altra speriamo che cada. Esattamente come spesso ci capita quando stiamo sui trampoli, che aria tira lassù, e se ti faccio lo sgambetto?
Quindi ti ammiro, ma allo stesso tempo ti vorrei buttare a terra, perché c'è qualcosa che di te non mi va. Ti ammiro, ma allo stesso tempo c'è anche un po' di invidia, tra virgolette, no? Perché ti vorrei ridurre al mio livello. Quindi il mondo del circo che cosa scatena? Empatia fra me e lo spettatore? Artaud parla di comunione fra lo spettatore e l'attore. Artaud inventa, molto prima della fisica quantistica, i neuroni a specchi. E quindi questa è la comunione che lui ci propone. Allora, la prospettiva teatrale, la prospettiva circense. Ovviamente c'è anche una prospettiva teatrale che non ci impedisce di fare dei virtuosismi, ovviamente, ma i virtuosismi è come se fossero al servizio, so, per esempio, Minfarschus del Lodin Theatre, il primo spettacolo in cui Lodin ha dato la svolta e ha iniziato poi a utilizzare il training come materia di scambio per il baratto. Eugenio Barba dice: c'è un conflitto fra i due personaggi, a un certo punto c'è un angelo che li separa. Ma come li separa? Entra, fa un salto mortale avanti, piomba in mezzo e li separa. Allora è chiaro che vedo l'âge d'or di Adrien Mouchkine. La nave attracca a Marsiglia, tutto questo senza nave ovviamente, tutto pantomimica. E il marinaio cosa fa per lanciare la fune? Ha un salto mortale per atterrare sulla banchisa, sulla banchina dove c'è il fungo a cui attaccherà la corda. E allora è chiaro che io posso fare un sacco di cose, ma non sono gratuite. Hanno un'intenzione teatrale. Stanno dentro ad una drammaturgia. Anche questo è un modo di ragionare, capite? E poi c'è il linguaggio. Lui parlava dell'attore che poi diventa personaggio dentro questi contesti. Allora io accentuerei ancora di più le cose. Io direi l'attore, se parliamo di attore, ma se invece parliamo di persone, allora direi persona, personaggio, con la coscienza etimologica che il transito impone. Persona, persona, persuona, impersonale, personaggio, persuono, cioè avere la coscienza che noi siamo vibrazione pura. Non siamo né trampolieri né attori, ma siamo quella cosa che vibra, quella cassa di risonanza per cui le vibrazioni si sono consolidate dentro al nostro corpaccio e il nostro corpaccio ci permette, se vogliamo, di far vibrare tutto. Ecco, io credo che in quei contesti si operi dentro questa coscienza che forse non è, come dire, citata direttamente, forse è una cosa inconsapevole, ma questa cosa io l'avverto in modo molto forte, perché quando vedevo questi ragazzi scendere, nonostante il video che rende tutto piatto, cioè io avvertivo una osmosi con loro, perché quello che facevano è, come dire, guarda un po', questi ragazzi giovani per devozione, guarda cosa stanno facendo, cioè io non trovo altro aggancio, per devozione. Vero? A morte si può non dire nulla. Poi questa cosa che ha proposto Tommaso, questo invito a scambiarsi trambole, anche questa è una cosa bellissima, e ci pensavo proprio oggi parlando con Tommaso, prima scambiandoci un po' di parole, quando noi iniziamo a lavorare sui trampoli, qual è la conoscenza che noi abbiamo dello strumento? E anche questa è una domanda fondamentale. Perché
Mettiamo la nostra persona dentro un contesto preciso. Se io dovessi andare in un'accademia di musica, potrei avvicinarmi dentro a questo pressapochismo. Se io dovessi andare in un'accademia di danza, potrei avvicinarmi dentro a questo pressapochismo. Cioè potrei immaginare di mettere dei trampoli qualsiasi senza tener conto che intere generazioni hanno raffinato lo strumento. Per me, che in quel momento sto prendendo dei trampoli, è un po' casaccio. Cioè, anche questa è una domanda che ci dobbiamo porre. Cioè, pensiamo come spesso pensano le persone che fanno teatro, io sono orfano, nel senso rovesciato del termine, nessuno mi ha preceduto, io sono. No? Invece la storia del teatro è piena di persone che prima di te hanno fatto un sacco di cose, tu non sei orfano, tu vieni dopo e non sappiamo neanche se il teatro ha bisogno di te. Perché ti devi porre anche la domanda, il teatro ha bisogno di me. Non se ne ha fatto nessuno quando hai detto. Appunto, il mondo continua a girare, no? Ecco, anche queste domande, come dire, apparentemente banali, ma soprattutto estreme, sono molto importanti per il nostro lavoro. Cioè capire qual è stato l'approccio, come mi sono comportato. Ho studiato prima, mi sono preparato, è arrivato così. E allora se è arrivato così, è giusto anche che arrivi così, ma dopo, che cosa è successo? Sono lì ancora con lo scotch accanto da pacchi? Adesso abbiamo altre possibilità e dobbiamo farci forza. Io parlavo il primo giorno di questa sorta di solitudine del trampoliere. Bisogna uscire dalla solitudine e cercare alleanze. Lavorare con gli altri che magari fanno qualcosa di diverso rispetto a me. E poi piano piano metabolizzare la differenza e capire che le cose si possono intrecciare e possono dar luogo a qualcos'altro. È un po' lo spirito anche di quello che loro ci stanno proponendo. E quindi queste alleanze che sono alleanze dove non si parla. Con i trampoli in spalla si arriva, si lavora, patapino, patapum. Cioè, quello che Tommaso mi sta proprio risvegliando questa sorta di entusiasmo. Entusiasmo, cioè siamo pieni di Dio. Entusiasmo vuol dire questo, siamo pieni di Dio, siamo pieni, c'è una potenza soprannaturale che ci abita, quindi ci scatena. E i trampoli sono un elemento scatenante. Il resto sono, come dire, prospettive, traiettorie, però dobbiamo fare in modo che le due parallele si possano incrociare all'infinito, non che rimangano binario. Sì, è abbastanza personale, nel senso che cioè la sensazione che quando io facevo teatro io lo facevo fondamentalmente per il desiderio di cambiare il mondo, ma non mi ero accorto che il mondo era molto più grande di me e molto più grande dei miei orizzonti fondamentalmente. Per cui avevo bisogno, altro che trampoli, avevo bisogno veramente di avere dei trampoli altissimi per vedere più lontano. E invece la cerchia di persone che io frequentavo nel teatro aveva una visione piccolissima. E ancora adesso credo che sia vero questo mio giudizio pesante verso le persone che frequentavo e verso me in quel periodo. Come faccio a fare teatro, che per me è un'arte, non è terapia, non è counseling,
non è psicodramma, è arte. Come faccio a fare arte senza accorgermi di com'è il mondo veramente adesso? Come faccio a non sapere che la protesica delle braccia, delle gambe può essere stampata con delle stampanti 3D progettate da via internet da un centinaio di designer che lavorano insieme per farla sulla mia misura? Mi mandano un file e io posso stamparla con una stampante fatta in casa e dentro ci possono essere dei componenti robotici che si innestano nell'internet delle cose, raccolgono e danno dati nel giro del globo e che il mio gene può essere mappato e modificato e può dare dei soldi ad una multinazionale oppure aiutare uno che ha un problema genetico dall'altra parte del mondo. E i miei trampoli allora dove mi devono portare? Io non posso fare arte senza pensare a queste cose, senza conoscere. E purtroppo nell'ambiente in cui vivevo in quel periodo queste cose non le potevo nemmeno scorgere. E per me l'abbandono del teatro è voluto dire spaccare i muri e uscire dalla scatola in cui ero. Sul lavoro che faccio con la mia compagnia Carte Fag Brigade. And we've been around 20 years. Esistiamo da 20 anni. So I have 1 minute for each year. Un minuto per ogni anno. But I am not going to fall prey to the tyranny of math. Però non diventerò preda di tutta questa matematica. I hated stilts. Odiavo i trampoli. They were stupid. Erano stupidi. If you were not a good enough actor to get everyone's attention on the ground, why do you need to go up here to have people's attention? Se non sei un attore abbastanza bravo per terra, perché devi salire lassù per ottenere la loro attenzione? So in my arrogance, nella mia arroganza, I said, ho detto no. I don't need to. Non mi servono i trampoli. Then 10 years later, dopo 10 anni. I had a festival. Sono stato in un festival. Then I started in Arizona. Ho cominciato in Arizona. And I was like, no, it would be nice to have stilts. E ho pensato, no, sarebbe interessante avere trampoli. Quindi abbiamo fatto 3 spettacoli. Each has been presented well over 100 times. Presentato ognuno di questi almeno un centinaio di volte. The time is too short, and your brains are have too much information to give you the whole story. So I go to our most recent show. E quindi mostrerò quello ultimo. Which each show was built upon the last. Il spettacolo è stato costruito su quello precedente. It's something that is very important to us. È qualcosa che è molto importante per noi. To start a new show, we have to create a new vocabulary. Per cominciare un nuovo spettacolo dobbiamo creare un nuovo vocabolario. Because if you use the last vocabulary, perché se usi il vocabolario precedente, you're really just doing the last show in a new costume. Lo spettacolo precedente con un costume un po' diverso. For our, and Alex, the growth of our vocabulary, the first crescita del nostro vocabolario, thing we worked with was the using a character in dance on stage. La prima cosa che abbiamo fatto è stato usare un carattere che potesse ballare sul trampolino. It was a good show, it was not a great show. Era un bel spettacolo, ma non era un gran bel spettacolo. Then we looked at how do we use the contact. E quindi abbiamo cercato di vedere come usare il contact improvisation. To really create choreography. Per creare la coreografia. The next one we worked with the theme. Siamo andati avanti con and we il tema. Were mixing the evolutions of the two previous. Abbiamo mischiato le evoluzioni dei due spettacoli precedenti. So I will show you 2 short excerpts from the show. E quindi vi mostrerò 2 piccoli brani del show. The show is entitled Callings. Si chiama Callings.
an approach to movement developed by Frei Faust. Un approccio al movimento sviluppato da called Axis Syllabus. Chiamato Axis Syllabus. Frei Faust. And as we were, what we discovered with the Axis Syllabus is that che abbiamo scoperto con l'Axis Syllabus è che it supported our explorations and gave us supporto alla nostra esplorazione, ci ha dato insight into a new vocabulary that we could create. Insight, mi viene, scusate, nel vocabolario che stavamo sviluppando. And when we're doing a show, we're always looking at, we don't always, what we start with is not what we end with. Quando iniziamo questo spettacolo, quando abbiamo cominciato questo spettacolo, quello con cui abbiamo iniziato non è quello con cui abbiamo finito. So we performed this about 100 times, quindi abbiamo plus, stato avanti 100 volte più o meno. And it's a very, the basic part of the show is still there, but it keeps growing. Dello spettacolo lì, però sta crescendo costantemente. And that's part of this, like, constantly creating new vocabulary. It does not mean throwing away what we did. Vocabolario che non significa buttare quello che abbiamo fatto. There is a refinement of character, intention, and physical action. Il carattere, l'intento e l'azione fisica vengono raffinati costantemente. And part of what we do is we look at how parte di quello che facciamo è che guardiamo the circus element, lo spettacolo, l'elemento del circo. How can it have a function in the funzione nella drammaturgia? I could explain this show bit to bit. Potrei spiegare questo spettacolo per ogni singolo pezzettino. But però that would take too long. And it's not important. E non è importante. It's important for us as actors. È importante per noi come attori. So that each time we go into the show, che ogni volta che entriamo nello spettacolo, we are challenged with the story we're confronting. Troviamo davanti la storia sulla quale stiamo lavorando e quella è la nostra difficoltà. The spectator feels that. Lo spettatore sente questa cosa. But does not need to know. Però non deve sapere. Non è necessario che lui sappia. The strange thing, la cosa particolare, è curiosa, is the video shows us performing inside. È che il video ci fa vedere mentre facciamo lo spettacolo dentro. 80% of the time we perform outside. Quando in realtà viene sempre football fields, parking lots, parcheggi, campi da calcio, open air festivals, festival all'aria aperta. It's been very important for us to è sempre stato importante per noi have the sense of contact with nature. Avere un contatto con la natura. This video, but the problem is we don't get good videos outside. Il problema è che è difficile avere un video decente. Because the people are moving all around. So perché ci sono sempre persone che si muovono in giro. I'm going to show you a little bit some things about some other work that we do. I'm not going to re-show you parts of I can show you parts of it. Non vi mostrerò parti. There's basically four parts of what our work does. Ci sono quattro parti in quello che facciamo. Repertory performance, performance di repertorio. Right now is the show Callings. Che è Callings in questo momento. Community projects, progetti comunitari. Cross-cultural collaborations, collaboratori tra interculturali, collaborazioni interculturali. And pedagogy, pedagogia e insegnamento. So site responsive performance. Quindi è uno spettacolo site responsive, quindi specifico per il posto. We do something called the Open Society Project. Facciamo una cosa che si chiama la progetto società aperta. Which is where we share our vocabulary with the community. Condividiamo il nostro vocabolario con la comunità. For a week, 2 weeks, 4 weeks. Per una, due, quattro settimane. The people begin to learn what we do, and we also work with poets, dancers, poeti, ballerini,
people from the community who want to participate, and we create a type of procession che vogliono partecipare, creiamo una processione that responds to both the environment and the people living in the environment. Risponde sia dell'ambiente e anche alle persone dell'ambiente. The stilts are they're a physical vocabulary. Hanno un vocabolario fisico. So you don't need language. Non ti serve il linguaggio. Except when you explain. Qualcosa. But it makes it very possible to work with a different culture. Però rende possibile lavorare con più culture, con più linguaggi, con persone di più paesi. Because the physical action of support, perché l'azione fisica di dare sostegno, takes on a higher priority than the representation of language. Diventa prioritaria rispetto al linguaggio stesso, alla rappresentazione linguistica. We did a 3-year collaboration with a group from Colombia. Per 3 anni con un gruppo della Colombia. And we chose the theme of cocaine. Abbiamo scelto la cocaina come argomento. And the way that the Plan Colombia from the US government impacted people in Colombia. Il modo in cui il governo americano e quello che hanno fatto ha avuto un impatto sul popolo colombiano. And the way that the cocaine had a way of reinforcing the power of the state in the United States. E il modo in cui la cocaina permetteva, aumentava il potere dello Stato negli Stati Uniti. Oddly, we got funding for this. Stranamente ci hanno dato soldi. But I didn't tell them the theme. Però, cioè, stranamente gli hanno dato soldi anche se parlavano di cocaina. Cioè gli hanno dato i fondi. Ah, saltavano l'argomento. Però non parlavano esplicitamente dell'argomento. Però we never explained the political theme. Non abbiamo mai spiegato il concetto politico che c'era dietro. We explained the cross-cultural collaboration and the spectacle. La collaborazione interculturale dello spettacolo. Ok. Pedagogy. Pedagogia. We organize who knows Paolo Soleri? Paolo Soleri, architetto italiano. He was a student of Frank Lloyd Wright. Era uno studente di Frank Lloyd Wright. He created a place in the desert of Arizona near where I live. Una città nel deserto dell'Arizona dove. Called Arco Santi. Jay, che si chiama Arco Santi. And this is where we host Global Stilt Congress. Ed è il luogo dove teniamo il Global Stilt Congress. Which is a 1 week of. Che è una settimana di. Different master teachers coming in and sharing. Di insegnamenti da vari insegnanti di trampoli. My company teaches, but also other people teach. La Carpet Bagger Brigade fa parte degli insegnanti, però anche altre persone vengono. And then a week creating a site-specific performance at Arco Santi. E poi si passa una settimana a creare un'opera site-specific. This is from the last one. You'll see some people you know. Questo è dall'ultimo spettacolo e vedrete qualcuno che conosce. Hoes on my mind, but so hard to define. Whiskey on the tongue, yeah, maybe she was too young. Living out of your chair, I'm on the civil out. Thank you.
So I really want to thank Tommaso for his lecture tonight. Really inspiring. The thing I kept thinking about was how stilts, they invoke fear, but they create trust. La cosa che pensavo è che i trampoli creano inizialmente portano paura, però portano anche a you have to learn to trust yourself. Bisogna imparare a fidarsi di se stessi. And as you start to do, like in our work, when we start to lift each other and hold each other, nel nostro lavoro dove ci you have to learn to trust others. Bisogna imparare a fidarsi degli altri. So for me it becomes an antidote to fear. E quindi per me diventa un antidoto alla paura. I also want to thank Mario. Voglio ringraziare. I've been wanting to meet Mario. And also, of course, Valentina and Cristiano. The very, very big on-scene pain in the ass work of organizing. È il grande, grande, grande lavoro, un gran vito al culo di organizzazione che ha da sfondare. Thank you for your patience.